Adesso diamo la parola a Beatrice Miorini che presenterà i restanti temi ambientali, rifiuti, agenti fisici, valutazione e settori produttivi, che è portavoce di una relazione congiunta predisposta da appunto Beatrice Miorini di ARPA Friuli Venezia Giulia, da Mauro Valentini ARPA Lombardia, e Marilù Armato ARPA Sicilia e Patrizia D'Alessandro ISPRA, che partecipava anche a questi gruppi di lavoro, che ringraziamo per tutto il lavoro svolto fino ad oggi per questo interessantissimo documento e questi interessantissimi spunti di riflessione che ci hanno fornito. Allora, io intanto inizio la relazione, gli appunti ce li ho, cercherò di essere chiara. Nel momento in cui parte anche la presentazione PowerPoint, cercheremo di riprendere con le slide. Allora, innanzitutto il mio compito oggi è quello un po' di chiudere questa carrellata sugli indicatori ambientali di sistema che abbiamo cercato di collezionare e di classificare. Abbiamo parlato delle matrici ambientali nelle relazioni che mi hanno preceduto e manca da analizzare tutta la parte dei temi ambientali, che in realtà altro non sono che l'insieme di tutti quegli indicatori che ci permettono di dare un quadro d'insieme alla parte relativa alle pressioni, alle determinanti, cioè ai fattori causanti, e ovviamente alla parte relativa alle nostre risposte come sistema. Quindi vedremo assieme la parte di indicatori che descrivono gli agenti fisici, la parte degli indicatori che descrivono la parte dei processi, quindi la parte autorizzativa, la parte relativa ai controlli, la parte relativa alle certificazioni ambientali, gli indicatori relativi alla promozione e all'educazione ambientale, i rifiuti e i sistemi produttivi. Sui sistemi produttivi ha parlato anche il collega Roberto. E in particolare completeremo il quadro sui trasporti e l'energia trattando i temi dell'agricoltura, del turismo e dell'industria. Avevo preparato una piccola slide che potesse riassumere i principali numeri di questi indicatori, in modo tale da far vedere che cosa c'è a sistema e cosa invece manca rispetto ai 109 indicatori che ci ha presentato nella presentazione iniziale Giovanni. Sicuramente i temi su cui c'è ancora bisogno di studio anche metodologico, oppure di convergenza rispetto anche a una normativa che non è ancora chiara rispetto ai flussi di informazioni o le metodologie di calcolo, sono gli agenti fisici e in primis i rifiuti. Per quanto riguarda gli agenti fisici, come le presentazioni che mi hanno preceduto, ho cercato di costruire l'informazione, quindi di dare un quadro rispetto agli indicatori, inquadrando la tematica a partire dalla norma di riferimento che ci impone attività di controllo, di presenza sul territorio, che ci permette pertanto di raccogliere delle informazioni che, se strutturate adeguatamente, diventano un'informazione sistemica per sia il sistema che tutti i cittadini. Per quanto riguarda la parte delle radiazioni ionizzanti, i riferimenti normativi sono sicuramente il trattato di Euratom, ma soprattutto poi il recepimento delle diverse direttive adesso collegate, ovvero il decreto legislativo 130 del 95 e le modifiche successive. Non è ancora visibile a tutti, ma ce la faremo. Ok, benissimo. Allora andiamo veloci sulle prime slide.
Questa era la matrice d'insieme, quella che mi piaceva presentare per dare subito un colpo d'occhio su ciò che abbiamo messo a sistema, i 9 indicatori sugli agenti fisici e tutti quelli che seguono, e quello che ancora ci manca, e quindi le questioni aperte. Rimando ovviamente per un'analisi dettagliata di tutti gli indicatori già a sistema al report di cui parlava Giovanni ad inizio seminario, e che sono scaricabili dal sito internet. Quello che ci interessa adesso è soffermarci sulle questioni aperte. Abbiamo detto delle norme di riferimento per la parte della radioattività ambientale e attività nucleare. Ogni slide che vi presento alla sua destra mette una piccola matrice in cui descrivo, rispetto al grande lavoro fatto all'inizio dei 1600 indicatori e delle 18 agenzie che hanno contribuito con un loro set di indicatori al lavoro, quante agenzie hanno inserito nei loro set questa classe di indicatori, e questi indicatori raccolti quanto rappresentano del totale degli indicatori censiti. Quindi, come potete vedere, circa metà del sistema ha introdotto nei propri set locali degli indicatori sulle radiazioni ionizzanti. A sistema siamo stati in grado di mettere, rispetto a questi indicatori censiti, la concentrazione di attività cesio 137. È stato importante selezionare le matrici, perché le matrici nelle diverse realtà locali potevano essere differenti. Abbiamo messo a sistema il particolato atmosferico, il latte e le deposizioni. La descrizione delle reti di sorveglianza e la dose gamma assorbita. Cosa ci manca per rappresentare la radioattività ambientale? Ancora un indicatore molto interessante, che è la concentrazione di attività di radon indoor e la dose efficace media individuale. Su questi temi manca ancora una convergenza metodologica dovuta ad un vuoto anche normativo rispetto a scelte che dovevano essere fatte sulla metodologia. È pertanto auspicabile, questa è la conclusione dell'analisi, pensare di realizzare all'interno del sistema un ulteriore gruppo di lavoro interagenziale che possa dare le regole per un calcolo metodologico che ci permetta di mettere a sistema gli indicatori mancanti. Il quadro sulle radiazioni ionizzanti si completa con la descrizione dell'attività nucleare. Ovviamente questa parte coinvolge solo le regioni in cui queste realtà esistono. Ad oggi non siamo ancora in grado di mettere a sistema questi indicatori. Perché? Perché mancano dei protocolli, quindi delle organizzazioni interne al sistema per organizzare il flusso dei dati e le attività inerenti, le nostre attività sugli impianti stessi. Per quanto riguarda la produzione di fluoro 18, il tema è che non abbiamo un flusso di informazioni di produzione presente in tutte le realtà locali. Anche per quanto riguarda le strutture autorizzate all'impiego di radioisotopi, il problema è la mancanza di informazioni rispetto ad alcune attività, ad esempio ad alcune attività del settore sanitario. Anche in questo caso la necessità è quella di attivare dei protocolli di intesa e di rafforzare il sistema di trasmissione dei dati. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, le norme di riferimento sono sicuramente la legge quadro e il DPCM 8 luglio, che fissa i limiti di esposizione. Doveroso in questo campo è soprattutto mettere in luce alcune carenze che hanno evidenziato gli esperti tematici e che noi abbiamo registrato come necessità di sistema. Quali sono? Sono carenze relative alle conoscenze in questo campo scientifico e limiti rispetto a fonti bibliografiche. Quindi gli indicatori che siamo riusciti a mettere a sistema sono indicatori che descrivono le sorgenti.
Attualmente non è possibile ancora mettere a sistema indicatori di stato. Qual è il quadro di riferimento? È quello rappresentato in questa slide. Innanzitutto è doveroso sottolineare che quasi tutte le agenzie, quasi tutto il sistema rappresenta i campi elettromagnetici e le radiazioni non ionizzanti. Quindi 17 agenzie su 18 ha confermato di inserire questa rappresentazione all'interno della rappresentazione dell'ambiente a livello locale. Inoltre il peso è abbastanza elevato, quindi c'è un insieme ampio di indicatori rispetto agli indicatori totali. Sono sicuramente tra gli indicatori più popolati, ma quali sono le informazioni che ad oggi riusciamo a mettere a sistema? Sono lo sviluppo delle linee elettriche in chilometri, i pareri emessi dal sistema, le densità degli impianti e, se presenti, i superamenti dei valori di riferimento. Un grande lavoro è stato fatto dai citati CTN, quindi dai gruppi di lavoro nei primi anni del 2000-2001, e dalla costruzione all'interno di questi gruppi di lavoro di linee guida che per i campi elettromagnetici sono ancora un importante riferimento. Un ulteriore elemento di forza per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti è la presenza di banche dati organizzati. In primis la banca dati osservatorio CEM e il catasto nazionale elettromagnetico, che si collega in molti casi con i catasti regionali. La tutela dei cittadini e l'esposizione al rumore è rappresentata con una serie di norme. Il quadro di riferimento è abbastanza tipico, le direttive comunitarie e le leggi di riferimento e di recepimento locale. Anche in questo caso, come potete vedere dalla tabellina a destra, tantissime agenzie inseriscono nei propri set, quindi anche il tema rumore, inquinamento da rumore, è un tema sentito e già disciplinato anche a livello locale e rappresenta un'espressione abbastanza importante all'interno del set di indicatori che abbiamo raccolto. A sistema sicuramente possono essere già inserite le sorgenti controllate e lo stato di attuazione della pianificazione, sia acustica che di risanamento. Mancano ancora informazioni e analisi per poter mettere a sistema la popolazione esposta e la caratterizzazione acustica degli intorni aeroportuali. Un elemento di forza della raccolta dei dati sul rumore è la presenza a livello nazionale e regionale degli osservatori rumori, che permette, se popolato nella sua totalità, di raccogliere una serie di informazioni e di dati importanti per mettere assieme tutti gli indicatori pensati ed elaborati. Una riflessione sugli agenti fisici, quindi, che è una riflessione che poi vedremo nelle conclusioni essere comune, trasversale nell'analisi che abbiamo fatto. La necessità di banche dati, la necessità di convergenze metodologiche sugli indicatori ancora non consolidati e ovviamente in molti casi anche la necessità di risorse umane innanzitutto. Passiamo all'ambito dei procedimenti, autorizzazioni, valutazioni, controlli. Per quanto riguarda le autorizzazioni, si è deciso di mettere a sistema le autorizzazioni più importanti, ovvero le autorizzazioni integrate ambientali legate agli impianti più rilevanti sul territorio nazionale. Si è pensato di mettere a sistema ulteriori procedimenti importantissimi che sono la valutazione di impatto e la valutazione ambientale strategica. Il riferimento normativo è il decreto legislativo 152 nelle sue varie componenti. Non molte agenzie inseriscono queste informazioni nei loro core set locali.
Pertanto si dovrà lavorare per implementarlo e per poterlo far diventare un elemento sistemico. Cioè, nonostante ad oggi sono popolabili sia gli indicatori relativi ai procedimenti di AIA sia gli indicatori relativi ai procedimenti di VIA. Invece è necessario lavorare ancora sugli aspetti della valutazione ambientale strategica, perché ad oggi non tutte le agenzie sono coinvolte nei processi di valutazione, pertanto non tutte le agenzie hanno un quadro di riferimento chiaro a livello locale. I controlli. Le agenzie svolgono controlli praticamente su tutte le forme di pressioni, i siti contaminati, i rifiuti, i depuratori, le radiazioni, ma in questo contesto ci si è concentrati sui i controlli più importanti, sia dal punto di vista delle pressioni che rappresentano le autorizzazioni integrate ambientali e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sia perché su queste attività c'è un grosso lavoro da parte di tutto il sistema. E inoltre si è fatto tesoro del lavoro svolto dal gruppo di lavoro 32 che sta lavorando, ha lavorato, sulla costruzione di un report di riferimento per le attività di controllo. Quindi, come si diceva anche precedentemente, l'obiettivo è far sistema a 360 gradi, non inventarci niente, ma rinforzare tutto ciò che abbiamo prodotto in questi anni di lavoro coi gruppi di lavoro. Bene, anche in questo caso, come vedete, le agenzie che hanno messo a sistema questi indicatori non sono ancora tante, ma potenzialmente tutte quante riuscirebbero a rappresentare la loro attività di controllo. Controllo ordinario sulle AIA, sia statali che regionali, e controlli ordinari sulle SEVOS, ovvero gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Le certificazioni. Sulle certificazioni vale quanto abbiamo detto per autorizzazioni e controlli, non molti indicatori. Ciononostante rappresentano una delle principali risposte che il sistema privato può dare rispetto ai problemi ambientali. Sono importanti, importante la loro applicazione, importante la loro diffusione, e pertanto abbiamo ritenuto che sia necessario costruire un indicatore di sistema su questa realtà. Inoltre, dall'analisi dei dati e delle fonti di informazioni è possibile già mettere a sistema un indicatore che descrivi le certificazioni sia EMAS che Ecolabel. D'altronde abbiamo una fonte unica di informazione che è ISPRA e che quindi può distribuire il dato sia a livello nazionale che a livello locale. E infine, all'interno di questo gruppo, ma non ultimo, abbiamo gli indicatori che descrivano le attività di comunicazione e diffusione dell'informazione ambientale. Oggi, questa mattina, più di una volta è venuto fuori il tema importante di comunicare l'ambiente, quindi non solo di descriverlo con indicatori, ma poi far sì che questi indicatori siano comunicativi. Allora perché non rappresentare anche qual è l'attività di comunicazione che si svolge? E quindi, di conseguenza, abbiamo inserito nel corset di indicatori gli indicatori relativi alla comunicazione e informazione ambientale, sia data che i feedback restituiti dal sistema, sia gli indicatori di formazione ed educazione ambientale. Arriviamo al tema dei rifiuti, un tema complesso come è complessa la nostra società, come è complesso il sistema produttivo, il sistema di consumo che ormai ci appartengono. I riferimenti normativi partono dall'Europa, un'Europa che disciplina con regole chiare e anche con sistemi di classificazione complessi, che poi noi recepiamo nei nostri decreti attuativi. Per i rifiuti il riferimento è sicuramente il decreto legislativo 152. Come dicevo, un sistema complesso, in quanto i rifiuti rappresentano un po' quello che siamo diventati, quindi non qualcosa di omogeneo, ma qualcosa di estremamente variegato che va classificato. Le due classificazioni principali sono i rifiuti non pericolosi e pericolosi e
per origine i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Un altro tema importante per quanto riguarda i rifiuti è cosa ne facciamo attualmente, e quindi valutare, tenere monitorati i sistemi di gestione, verificando che effettivamente ci siano sistemi virtuosi che ci portano alla diminuzione dello smaltimento, soprattutto dello smaltimento in discarica, a favore di processi più virtuosi di recupero di materie prime. Bene, dopo questa presentazione un po' ampia ma doverosa per un tema così complicato, le norme di riferimento a livello nazionale sono sicuramente, oltre al 152, i decreti attuativi, i numerosi decreti attuativi che poi ci aiutano ad operare ogni giorno sul territorio. Ho evidenziato in arancione un decreto molto importante, perché farà la differenza se inserire o meno a sistema gli indicatori relativi ai rifiuti urbani. Infatti, come possiamo vedere, siamo riusciti, grazie anche al lavoro del gruppo di lavoro 28, vedo le colleghe di Ispra in sala, che ha lavorato sul report dei rifiuti speciali, siamo riusciti a mettere a sistema la produzione di rifiuti speciali e tutti gli indicatori relativi alla gestione. Ma ad oggi non è possibile costruire indicatori univoci a livello nazionale e locale sui rifiuti urbani, perché nel tempo le regioni hanno disciplinato con propri regolamenti e leggi i metodi di calcolo, che non ci permettono pertanto di far sistema e dire che se io a Udine raccolgo l'85% di raccolta differenziata e io nello stesso momento a Genova raccolgo il 70%, quei due numeri sono confrontabili. Un lavoro che invece può essere fatto grazie a queste linee guida ministeriali, che permetteranno alle regioni di uniformarsi ad un unico metodo di calcolo nazionale. Come vedete, anche i rifiuti sono tra gli indicatori più presenti sia a livello nazionale sia a livello locale nelle singole agenzie. Praticamente tutte le agenzie inseriscono nei propri core set indicatori sui rifiuti, e il peso di questi indicatori è notevole rispetto al totale censito. E infine, ma non ultimo, perché forse è il primo elemento, i settori produttivi, ovvero le determinanti. Innanzitutto l'agricoltura. Per noi è residuale forse come agenzie, infatti poche agenzie manifestano la necessità di rappresentare l'agricoltura nel proprio core set, cioè nonostante è un determinante fondamentale. Grazie alla presenza di dati già strutturati da parte dell'Istat è possibile pertanto mettere a sistema sia a livello regionale che a livello nazionale tutta una ricca serie di informazioni di base su questo aspetto economico. Ma stessa cosa vale per il turismo. Il turismo viene poco considerato nelle core set agenziali, ma rappresenta un'importante dimensione della realtà nella quale viviamo, soprattutto in Italia, dove è sicuramente un fattore produttivo e economico importante. Inoltre, a livello europeo, il turismo sta diventando un tema su cui lavorare a livello di reporting. Per cui sono stati messi a sistema due indicatori relativi all'intensità turistica e alle infrastrutture. Infine, l'ultimo è relativo all'industria. L'industria, che vuole essere qui rappresentata come il numero di aziende che lavorano sul territorio, innanzitutto attraverso, e questo è correlato al sistema di autorizzazioni e controlli che abbiamo visto nelle slide precedenti, qua è rappresentato dal numero di stabilimenti. Accanto agli stabilimenti Seveso è importante lavorare anche sulle pressioni determinate dagli impianti in autorizzazione integrata ambientale. L'obiettivo è mettere a sistema i dati provenienti dal registro PRTR, che attualmente viene gestito da Ispra,
ma che poi a livello locale non, diciamo, non corrisponde all'intero scenario di aziende in autorizzazione ambientata ambientale che le agenzie si trovano a monitorare. Proprio per questa mancanza di omogeneità sul territorio nazionale, questo set di indicatori rimane ancora tra quelli inseribili, non ancora inseriti nel set comune. Bene, una slide per concludere, tirare un po' le somme che riprenderà poi la dottoressa dopo di me. Innanzitutto, per poter completare il lavoro e quindi portare tutti i 109 indicatori a sistema, fondamentale una convergenza metodologica e una semantica comune. È importante creare delle banche dati, l'aspetto informatico non è irrilevante, e avere risorse adeguate. Infine, dove l'aspetto tecnico, l'aspetto scientifico è rilevante, costruire nuovi gruppi di lavoro intertematici capaci di dare quegli approfondimenti necessari a chiudere il lavoro. Io vi ringrazio e vi saluto tutti, vi auguro un buon pranzo. Bene, con questa presentazione di fatto abbiamo chiuso i lavori relativi al gruppo di lavoro 26.